insieme alle sorelle pazzerelle. E domani finalmente si parte per il campo scuola. Perché ragazzi, finalmente, dopo tanti anni che ho aspettato per fare una gita e che dormiamo una notte fuori con la scuola, il campo scuola, l'ho aspettato da tanto tempo, e finalmente in prima media, neanche in quinta elementare, in prima media riuscirò a fare un campo scuola. Finalmente andrò a un campo scuola, sono super euforica. Da quanto tempo lo desideravi? Da tanto, perché in quinta elementare tutte le classi l'hanno fatto tranne noi. Sì, è vero. E quindi, ma cosa stiamo facendo oggi qui noi? Mi devo preparare la valigia, perché non posso partire senza valigia. Che non posso partire con pochi panni, con nessun panno, cioè. No, ma con tanti panni. Tantissimi, un po' troppi direi, no, per una sola notte. No, non sono tanti, sembrano tanti, però magari qualcuno, tipo, c'ho il pantaloncino corto e ci metto il pantalone sopra e se ho caldo me lo tolgo. Ah, ok, tutte tecniche. Poi il pigiama, qualche maglia di ricambio. Va bene. Che si giuda. Ok, e quindi? Prepariamo subito la valigia. Ok, allora. No, no, tu non vai proprio da nessuna parte. Ma Desi, la valigia! Desi, la valigia, dai, però! Tanto non te la dà! Desi, mi dai quella valigia, per piacere, che devo prepararmela! Ma io non ho niente! Sì, dai, Desi, lo so che ce l'hai! Dai, che fra un po' viene l'ora di cena, ancora non ho preparato la valigia! Ok, sì. Oh, meno male! Ragazzi, andiamo a preparare la valigia! Ok, che ragazzi, possiamo adesso iniziare a fare la valigia. Allora, a mano che metto la roba dentro la valigia ve le faccio vedere. Ma questa non è la mia valigia. Come non è la tua valigia? Non vedi che è piccolina, non ha i fiocchi, non ha il fiocco dorato qui, c'è scritto Carpisa. Desi, mi dai la mia valigia? Ma Desi, ma dove l'hai presa questa valigia? Questa non è la valigia di Dedè e di Marianna. Stavo in camera dove l'ho portata. Me la dai la valigia? Dai, per piacere, Dedè. Ma sei dispettosa, ma non vuoi che parte tua sorella? No. No? Dai, vammi a prendere subito la valigia. Dai, vai a prendere la valigia, birbantella. E mentre, ragazzi, vi faccio vedere un po' la roba che mi sto portando. Allora, qui ci sono cambi di vestiti, intimo, tutto quanto. Qua sono tre beauty. Ah, ecco la mia valigia. Eccola, è tornata. Guardate che bella, sana e salva. Però ci assomiglia, sei stata furbacchiotta. Più o meno. Che c'è anche questo qui, però la mia, ragazzi, è molto bella la mia. C'è pure questo qui, ovviamente mi devo portare. Ma io l'ho detto, ragazzi, questa pensa di stare a partire per, allora, per una settimana. Qui ci sono tre beauty. Ci sono tre beauty, questo con i trucchi, questo con le cose normali e questo qua con collanino, orecchini, tutte le cose. Qua sono i pennelli e quindi la palette. Poi qui c'ho anche la mia fascia bellissima. Guardate quanto è bella. Guardate che carina questa fascia. Che ho comprato. Ma questa ci andrai la sera al ristorante? Sì, sì. Così. È carina. No, la userò per ti fai una bella piastra e poi dove la metti? La piastra mi ero dimenticata. Hai visto che ti ho fatto ricordare? La posso prendere? No. Come no? La posso portare? No. Perché? Perché già ti sei portata trucchi. Tu devi andare. Dai, sì, che mi sa. Dai, che dopo te la prendi. Ok, va bene. Però, allora, io mi ricordo che manca qualcosa. Vabbè, vedremo dopo. Allora, iniziamo a fare la valigia. Ok. Io ti aiuto. Ok. Ok. Che è perfetto, Desi. Io parto con te. Oh, Desi, mi fa anche la valigia. Desiree, ma dove vai? Va bene, ok. Che vuoi fare? Che vorresti fare? Allora, infila via di qua dentro. Infila via di... Ok. queste no, va questo qua, no? Perfetto.
Ok, vai, è pronta la valigia, possiamo andare. Possiamo andare. Mi sa che Desiree non vuole che tu parti comunque, mi dà questa impressione. Pisa troppo. Esci dalla mia valigia che devo prepararla. Aiuto. Dai ragazzi, è la prima volta che Desiree lascia la sorellona per 2 giorni, vero Mari? Sì. Perché pure quando vanno a dormire dalla nonna vanno sempre insieme, non si separano mai, quindi oggi, domani sarà il primo giorno, la prima volta. Iniziamo a preparare veramente questa valigia, forza. Allora, prima di tutto andiamo a fare la prima tasca con tutti i panni. Sì, allora io faccio qui, ci sono tutti i pantaloni, ci sono i ciclisti, i pantaloni corti e leggings, pantaloni jeans eleganti. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pantaloni. 5 giorni va. Ma cioè, quindi c'è allora, anche un altro pezzo. Quindi per domani parte con un cambio che abbiamo messo da parte. Sì, che ce l'abbiamo di là. Poi ci abbiamo la sera e il giorno dopo. E praticamente sono 2 cambi. Perché qua ce ne stanno 5? Devo vedere poi cosa mettere. Sei terribile, poi ci sono 3 paia di scarpe. Metto io. 3 paia di scarpe, due scarpe e un paio di ciabatte. Ah, ok. Forse mi porto anche portavo pure 3 paia di ciabatte. No, forse mi porto anche queste qua, perché magari per andare in hotel. Mentre vai in piscina, giusto, sì, a fare l'aperitivo con i cocktail. Poi qui, tutto ragazzi, vero? Ci sta pigiama, maglie, tutte cose carine. Ma senti, ma dimmi un po', sei emozionata? Tanto, io mi devo svegliare alle 6 domani, però credo mi sveglierò alle 4 però. No, io penso che questa notte tu non dormirai proprio dall'euforia. E io dormirò? Io semmai mi metto col telefono fino alle 6 di mattina. Ciao, buonanotte. Sì, mettiti col telefono, che tanto per 2 giorni non ce l'avrò il telefono. Perché ragazzi, i professori non gli daranno il telefono per 2 giorni. No, questa è una cosa ingiusta. È giustissima. No. Qui dentro ci andiamo a mettere queste. Okay. Anche le ciabatte. Aspetta. Queste. Queste. Ok. E le ciabatte che non entrano. È un piccolo problema. E mettiamole in maniera diversa. Desi, dov'è la? Dove sono le ciabatte? Che cos'è? Mi ho rubato le ciabatte, Desi. Oh, ma sta proprio la birbantella oggi, Desi. Sta lì. Ma dove sta? Prese. Meno male che c'è questo. Desi. Senta. E vabbè Marianna, nel caso saresti andata a scalza. Ma sono 38-39. Desiree si vuole mettere queste che sono 38-39, 2 taglie in più al mio. Ah. Pensate. Posso mettere io? Vuoi far vedere che tipo di ciabatte sono? Però le tolgo da qua dentro perché... No. Ragazzi, guardate che ciabattona. Sono bellissime. Marianna. Sono bellissime. Le cercava da una vita. Ma guardatele che buffe. Sono molto belle. Cioè, al piede gli fanno un piedone. Sono belle, ragazzi. Sono molto belle. Guardate che giganti che sono. E sono 38-39 e mi stanno benissimo. C'è il piedone. Allora, non è ripreso dalla posso mamma. Facciamo una cosa. Cambiamo. Mettiamo le scarpe lì dentro, qui dentro. Andiamo a mettere le ciabatte qui perché sennò quello là non entra. Quindi ce le inficchiamo dentro come salsicciotti. Ok, poi le ciabatte. Perfetto. Desire, insegnagli a fare una valigia. Dovevo chiuderla. Ci provo anch'io. Vai, tu spingi da una parte e spingo dall'altra. Così almeno si chiude. Guardate che stanno facendo per chiudere una valigia. Aspetta. Dobbiamo caricarle. Devo mettere questo qua. Così si rompono. Così. Ok, perfetto. Così secondo me ci stanno. 1, 2. Si chiude. Mannaccia. Ma che ce la faremo? Ce la faccio. Chiusa.
Allora, ce l'abbiamo fatta! Prima valigia fatta. Prima valigia? Sì, perché? Ah, perché pure questa è da riempire. No, no, questa. Mi sto prendendo un po'. Però manca anche lo zaino che devo preparare, quindi tre bagagli. Ah. Allora, adesso andiamo a fare questa. Ok. Inizia cosa? Allora, iniziamo a mettere le caramelle. Ah, no, queste qua vanno dentro lo zaino. Ah, non me le metti lì? No, no. Allora, allora, prima di tutto, la togliamo questa, mettiamola da quest'altra parte, la fiondiamo, vi faccio vedere cosa ho nel beauty. Ma che è sto coso verde? Allora, vi faccio vedere ma cosa che cos'è? Ma è una festa in maschera? No, è un, ah, la festa in maschera in piscina? Un gloss. Eh? Ah, un gloss di mezzanotte? Allora, gloss abbiamo verde. No, trasparente. Cioè, un gloss però che ah, ok. Non so perché lo fanno colorati, però. Allora, ci sta una palette, stanno tre gloss, perché tre gloss, un rossetto matte. Ah. un rossetto opaco e un mascara, un mascara che quasi anche è rotta. Ma che tagliasse le unghie. Allora, qui ci sono tutto il mio set di pennelli. Giusto. Ovvio, no? Ci sta. Poi, certo, aspetta, Daisy, aspetta! Non ci si può truccare. Controlla, Daisy, se c'è tutto dentro. Poi abbiamo qui, che questo è quello principale. Che stai facendo? Ma che stai facendo? Stai facendo la piastra? Sì. No, è la mia spazzola particolare. Ah, la spazzola quella della Befana, che ha portato la Befana. Ragazzi, andate a vedere il video. Allora. E scriveteci nei commenti se anche voi quest'anno avete fatto, farete o avete già fatto in precedenza un campo scuole, come è andato, fatecelo sapere in un commento e mettete sempre un pollicione in su e Desire iscrivetevi al canale. Sta litigando con la spazzola. Aiuto, perché sennò questa spazzola se non si chiude si apre, rimane cioè, aperta, cioè tutti con la metti così e si apre da molla. Sì, perché ok, continuiamo. Quindi lo zaino lo devo... che fra un po' qui si fa buio e dobbiamo andare a Nine. Giusto? Allora, qua ci stanno tutte. Mi sono portata due fasce tra cui quella lì delle brats che dovrei ah, poi sì, mettere quella dentro per lì. La sera. Sì, sì. spazzolino, profumo districante, crema per il viso, crema per il corpo e profumo. Ok, ragazzi, mi sto venendo da ridere perché Daisy mi sta immaginando la scena di Marianne che esce dalla stanza per andare al ristorante con la no, va bene. Me la immagino! Tutti gli amici a Marianne, dove vai con questa faccia? Così poi. Tutta fashion. Allora, qua dentro poi c'è. Ok, mettiamo tutte le cose. Ma guardate le cose. Ok. Via. Perfetto. Poi qua c'è un altro pennello perché non si sa mai. Certo. Il mascara. Il mascari. Mascari rosso, però mi sono portata. Mm-hmm. Rosso. Sì, con rossetto verde c'è un pandano. In Italia facciamo la bandiera. Anzi, no, facciamo... C'ho anche quello bianco. Lo vedi? Questo qua lo mettilo qui dentro. Poi questo. Altri vai, Daisy, metti la fascia questo lì dentro, vai. Allora, aiuta. Aspetta, calmati un attimo. La fascia. Sto capendo niente. Allora, la fascia qui. Benissimo. Ragazzi, aiutatemi. Manca l'ultima cosa, la piastra. Mamma, posso prendere la tua piastra? Ma non ci pensare proprio. Perché? Assolutissimamente no. Hai la tua carina. Madonna. Che cascata, 10 abbatte. No, questa qua pure me potrebbe servire. No, basta, spazio. Va bene no. Quella. Ok. Ah, questo mi stavo dimenticando. Lamentare, da sì. Lei sta scherzando. Se me la faccia delle braccia, mi sta perfetto. No, è per la sera, perché c'ho il top con pua neri e il top bianco. Ah, faccio. Giusto. Allora, la sveglia. Trucchi. La sveglia. Dove la metto? Ma che? La sveglia. Guardate che bella, cambia i colori. Cambia i colori, guardate che carina, ragazzi. Fa tutti i colori così, così. Ha luci notturne per chi ha paura della così. Notte, come Maria. Non è vero, anche così. Ha paura del buio. Che perché così fa. Escono i mostri. No, questa però lasciamola, lasciamola, sì, la lasciamo a casa. Tanto ci saranno i professori che la mattina busseranno. Toc, toc. No, no, con la campana. Ora di svegliarsi, sì, come al collegio. E adesso prepariamo lo zaino. Possiamo mangiare? Lo prepariamo lo zaino adesso, mamma. Possiamo mangiare? No, no, io pure, no. Io pure. No, no. Questi sono mia. Tutti mia.
una sola, no. Una caramellina per noi. Mamma! No, ti dico di no e no. Dai, andiamo a mettere qua dentro le caramelle. Ah, proprio a nascondino, proprio. Allora, aspetta, così però. Nessuno le vede. Questo rimettiamo un po' fuori, perché devo fare una cosa. E le mangiamo. Devi fare? Le mangiamo! Nello zaino, no, aspetta, nello zaino. Questo, c'è cioè, questa tasca qui. Questa qua è finta, quindi non la funziona. Ok. Questa tasca qui. Anzi, no. Qua c'ho questo mini, mini borsellino. Con tutta questa roba, con cerotti, cose. Ma che mi servono i cerotti? Andiamo ad aprire le caramelle. Visto che non sto capendo. Visto che non si potrebbe mangiare. Si mangia adesso. No. Visto che le caramelle non si potrebbero mangiare in autobus. Non si potrebbe mangiare niente in autobus e neanche bere. E quindi che cosa faresti te? Me ne nascondo. Ma non si fanno queste cose. Dai. Mangio pure mentre. Tu pensa se pure lo zainetto ve lo mettono dentro, eh? Insieme alla valigia. Poi la rimani fregata. Sì, vabbè, ma qua dentro sono tutte. Dai, metterci le cose, mettici le cose serie, forza! Altra caramella. Dai, questo inseriamoci le caramelle. Questo lo devo chiudere. Il sacchetto. Ok. La macchina fotografica, ragazzi. Sì. Che abbiamo dovuto imparare, abbiamo dovuto insegnare a Marianna come si usa. Eh sì, perché che non ha mai utilizzato una macchina fotografica. Ma questa è quella professionale. Sì, è apposta. Abbiamo dovuto far vedere come funziona. Ok. Ciao turista. Dove sei andato? Quindi, ragazzi, perché come vi ho detto, ragazzi, non potranno avere il cellulare. E quindi per fare le fotografie dovranno portarsi una macchina fotografica. E questo dove lo mette? Chiudiamo. Cosa manca? Niente. Niente. Solo domani l'acqua e chiedo il pranzo al sacco che mi farò due bei panini. Perfetto. Quindi abbiamo preparato tutto quanto. Abbiamo tutte le valigie pronte, tutto quanto. Il libro, no? Tanto non avrei tempo di leggerla, mamma. Poi ci pensiamo, dai, vediamo. Allora ci leggo, lo leggo stasera. Magari lo leggi stasera, così ti fai venire un po' di sonno. Che lo immagino. Mi leggo tutto il libro stasera. Leggo tutto il libro. Ok, vogliamo vedere questa sera come sarà, ragazzi, questa ragazza, eh? Ciao, a dopo. Mari? Ma non è ora di andare a dormire? Perché così sono? È tardi a mamma, sono quasi le 10. Sono già le 10 meno un quarto. Direi proprio che è tardi, è ora di andare a dormire, che domani ti devi svegliare presto. Perché a me questo libro non mi sta facendo venire sonno. Illusione, mamma, come facciamo? Io l'avevo detto che tu stasera facevi una fatica ad addormentarti. Io di solito mi addormento sempre. Perché già, ragazzi, già ne ho letti 3 di capitoli. 3 capitoli da 15 pagine. Di solito mi addormento sempre dopo perché sono stanca. Già 3 capitoli che leggo. Beh, proviamo a dormire. Direi proprio, Dai, andiamo a Ninne, va. Mettiti a contare le pecorelle. Stanotte vedo che ti conviene. Sì, metto a contare le pecorelle. Spengo la luce. Buonanotte a tutti. Ok. Addio. Buonanotte. Buonanotte. Una pecorella. 2 pecorelle. 3 pecorelle. 4 pecorelle. 5 pecorelle. C'è la TV accesa. Atteso. Cioè? Come cioè? È il giorno della partenza! Dai! Hai visto che contare le pecorelle ha funzionato? È arrivato velocemente il giorno! Buongiorno! Che sonno! E rimettiti a dormire, dai, la gita non ci vai! No, no!
Ok, dai. Svegliati, svegliati, va. Ah, ti alzi? Sei pronta per alzarti? Amici, eccomi. I panni già li hai preparati? Sì. Già sta tutto pronto lì? Sì, ve li faccio qui. Ok, allora ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Ciao. Eccomi qua ragazzi. Eccola, pronta e sistemata per andare, per partire. Ma guarda che è presto, Più o meno. Sono le 7:15. 7:15. E beh, c'è nemmeno un quarto, però nel mentre che spieghiamo Desiree che facciamo. Dobbiamo andare a svegliare infatti Desiree. È andato il padre a svegliare Dede. Qua molte amiche. Intanto andiamoci a prendere le cose, dai. Qua molte amiche mi stanno scrivendo, io non ho dormito, non ho fatto niente. E beh, è normale. Ragazzi, sta a 3000, da stamattina le sai che parla. Orologio. Ok. Molto importante. Non sono orologi col wifi che si collegano, che neanche quelli vogliono i professori. Che ha detto? L'hanno detto. No, vabbè, ma questo qua va con... È un orologio normale. Sì, un orologio normalissimo. È dalle 7:17, è tardissimo. Devi cambiare l'orario. No, sì, perché si è staccato dal telefono. Ok, quindi aspettiamo un attimino che si sveglia Tete, portiamo intanto tutto di là e così poi andiamo via. Adesso ci abbiamo fatto tutto il percorso, infatti, quello che ti dicevo io. Ed ecco qui ragazzi le mie cose. Aspettiamo Tete ragazzi che si sveglia, così si salutano e andiamo via. Ecco la Dedelina, anche lei con la gang della gang, con gli amici. Buongiorno. Tua sorella deve andare via, vi dovete salutare. Ciao. Ciao. Dammi il peluche. Dai, vieni che ti butto con i miei amici. Sono comparsi gli amici. Muoio. Ci mancherò questi giorni. Ci mancherò un po'. Sta ancora assonnata, poverina, l'abbiamo svegliata a forza. Stava dormendo a sonno pieno. Ti abbraccio che vuoi tu, eh? Ah, che bello abbraccio. Ti chiamerò, ok? Quando posso chiamare poi ti chiamerò. Stasera parliamo con Marianna al telefono. Quando arriverai in hotel? Va bene, dai, vogliamo andare? Se no alla fine facciamo tardi. Ciao. Ciao amore. Mancherà anche tu tanto. Ma noi non ci separeremo mai perché noi siamo le sorelle. Adesso si parte. Ciao amore. Ciao. Bambino. Oggi a mezza sorella e pazzerelle. Lunga. Andiamo. È bel tempo. Forza, sì, andiamo. Dio sta a 3000, ragazzi. Marianna non sta a 3000 chiacchiera, dice un sacco di cose senza senso. È così. Dai, letto. E si parte. Andiamo. Si vola. Ciao Desi, noi ci vediamo dopo. Ciao. Andiamo, dai. Andiamo. Let's go. Ma ragazzi. Si va. Adesso ci dobbiamo fare un po' una camminata, una piccola camminata a piedi. E poi siamo arrivati. Ma sarà arrivato il pullman, Mari? Ah, secondo me sì, che devono fare tutti i controlli. Secondo me è arrivata pure qualche amichetta tua. Secondo me sì pure. Ragazzi, siamo quasi arrivati. Più o meno. Eh? Più o meno. Dai, dai, manca poco. Non lo posso che ci hanno dato. Eh? Strano, posso che ci hanno dato mezzo a chi. Vabbè, dove c'è una sosta per i pullman. Normale. Senti, ma le tue amiche che dicono al telefono? Che sono molto euforiche. Eh? Sono molto euforiche.
Già sono partite le tue amiche? Lo so, mi stavo sentendo una mia amica, però non so se è partita. Ne saremmo i primi, secondo me. No. Dici di no? Mari, è passata ora anche una tua amica? Sì. Eh? L'amica che starà in stanza con lei. Nicole. Quindi dai, allora non saremo le prime. Siete pronte? Sei pronta, Mari? È arrivato il pullman, eh?